my papa, three dogs, no more cats. Trying to find out a good reason to mend. Keys in the alley, I play night and sing. Grab my amber kits and looking out. Some songs out there again. See it on the fire together, my friend. Walk on the water again. See it on the fire together, my friend. Walk on the water again. Buonasera. Starie TV, nove puntate, o signanchi mocca di Sandro alle chiantenute dal bordo. No, non lo visin poi, perché ormai din tanto per scontato che sin alla chiantenute. Sì, ma lei che a forza di stacchi probabilmente non fa slavanti il plat fra un po'. E hai pure i propri di sì, noi speriamo che non soffrisi di bevi, di mangiare tutto. E comincia un po' a tirare in da urla e manute. No, ma è stato diciamo che lei è un fan dai Beatles, subito fa. E allora sì, usgnot non giunte, no? Allora, e vin anche usgnot Dario Snit. Che è un cantautore che tra l'altro fa parte di un trop di Int, un gruppo interessante, che ha avuto come ospite Luis Armato, è il Circolo Acustico, lo studio di Duchi Ambiens e Teatris dal Friul, ma anche di Trieste, e è stato un molto un grumon originale, complimenti a Luis, di Riuni, che sono i cantautori che si chiatting ogni io i 21 altri ambienti udi che scrame la girata. Ecco Mauro, sottolineo però una roba, musicisti che vengono in fur di chi stettiare. Ovviamente. Una roba vi presenta a proposito un artista, uno scrittore di Castatiare? Sì, allora, usgnot, ovvio desco, sono sentito a partire perché ho vinto tanti ospiti in questa trasmissione, ma due principali, e sono Giorgio Valentinus, pittore, scrittore, e dopo hai tante robe di giunta, ma usgnot, la ringo un po', poeta anche, e un scrittore che ha dai libri importanza alle spalle, Pierluigi Porazzi, tutti due rappresenti nel noir, perché che Pierluigi ha scritto di noir e Giorgio ha anche lui noir, perché che al vive di gnot anche Nolin a dormire, ma dopo domandare anche a lui c'è che lui dia il noir. Ecco, allora io volevo ricordare che ha fatto anche una bellissima mostra che si chiama Un Blanc e un Neri dedicata a lui, ma anche Un Blanc e un Neri che chiama Dino Piccini sul sito Tendenze. Buonasera, io sono Piccini Dino. Ecco, qual è il visuale? Ecco, operatore visuale, e dopo Vinzara, che insomma non parla assolutamente di mal, che è anche un MS. Lavoro come modella da circa 4 anni, in Friuli e editore. Perfetto, insomma, Vinme, partì, io vorrei fare una domanda a Porazzi, proprio per scale uno dei miei scrittori preferiti che stettiere, che l'ha fatto due giai biei, Jesu Spur, proprio per un editore importante anche come Marsilio, in là che si partisse di questi mesti territori per contare storie noir e giales. Ecco, io ti ho pure quando ti hai visto le prime volte, perché hai detto che la tantia, tutte le scherzurbe lì, ha un potenziale serial killer, ecco, se non nasce il tuo scrittore. Beh, hai ragione, in effetti ragione. C'è molto. Ma vedi, preoccuparsi allora. Stai rischiando, perché ci sono tutti gli scrittori sono potenziali serial killer, gli scrittori noir, quindi sì, però vi dico che si chiama Mauro Ducidò e comincia prima con lui, ecco. Non far confusione Mauro tra i due, comunque non importa. No, beh, diciamo che poi queste le idee per i noir, per gli omicidi, chiaro che sublimano poi anche l'aspetto violento che c'è in ciascuno di noi. Infatti si dice che gli scrittori noir sono tra i più tranquilli e pacati tra gli artisti, perché appunto forse mettono nei noir tutto quello che hanno di malato all'interno della loro personalità. Un altro, guardate.
un altro, sì. Pieno di scrittori malati. Sì. No, spero, ci sia che non funzioni. Ti ringrazio Mauro per la preferenza, per aver detto che sono uno dei tuoi scrittori preferiti, scrittori finali preferiti. Lo dice a tutti, lo dice a tutti, immaginavo. Anche lui è uno dei miei artisti preferiti. Spero che anche tu. Bene. No, siccome sto iniziando, inizieremo tra poco a lavorare all'editing del terzo romanzo, spero che anche il terzo ti possa inquietare, spaventare come i primi due. Spaventare. Ecco, partissi di fase di cronaca, tra l'altro parsi svilupparsi in maniera un groom creativa i tuoi libri. Sì, non sempre. Il primo no, in realtà non partiva da fase di cronaca perché ho saputo dopo che ci sono stati degli omicidi di prostitute a Udine che potevano ricordare l'operato di un serial killer, perché tra l'altro non ero a Udine in quel periodo, perché io ho vissuto molto in Lombardia anche, quindi tu avevi su un alibi, insomma. Ho avuto un alibi, sì, posso dimostrare che non sono stato io. che il terzo in effetti si basa su una visione del mondo, su una cronaca, per certi versi anticipa anche quello che è successo poi nei fatti di cronaca recenti, ad esempio la retata dei Aquile Nere, gli scontri razziali, scontri sociali sono anticipati un po' dalle tematiche del terzo libro, quindi c'è un po' di attualità anche nel terzo, se vogliamo, che si intitolerà Azrael, come l'angelo della morte. Wow. Io passerei a Giorgio Valentinus. Giorgio Valentinus, lei è un artista, 360. Sì, Valentinus. Esatto, tu hai sperduto il zip a strada. Io ho perduto una zeta, boh, è giunta rin dopo. Allora, Giorgio, c'è no a tu fatte, tu vite, perché so di c'è cal fa, so c'è cal fa. Artista, come che dicevi, a 360 gradi, che lui dice di duci. Ma lui lo sa, se non la però in effis alle così. Allora Giorgio, c'è no a tu fa. Mi spaventate. Tu non stai alla vita così. Tu poi ti stabaglianti in udinese, ti confasse. E hai prometto a lui di non ti accarare. Allora così, un 30 secondi, tu mi fai una domanda, io sto istinto. Giorgio, l'associazione a Porazzi, io lo dicevi a prima, e è che tu ti doi troppa zeta. Allora, si tabaia un muso alla volta, come fa si allora ovviamente associate il noir, no? Allora lui scrive di noir e tu vivi di noir, di gnocchi, no? Allora a Giorgio domandi a Paris tu se vuoi te se vi mi terrande je dico la vita è una serata che va così. Allora Giorgio, tu vivi le udin che non lo conosci perché comunque tu si sa attorno o si a dormire, continua salda e poi se ti ispira magari Porazzi chi paralli. La nuit. Sì, ma io volevo fare. Oh, grazie Giorgio. Mauro va in denante. Ecco, e Feverin con Zara. Ecco, insomma, è sempre stato un insiump de bande di Despiades Jovens, di Fales Modelles. Ecco, e continui su un po' che cago il Disi fa che attività proprio dal 2015, anche perché sono cambiate tante robe. Già presentavi sfilate di nuove tra gli assoltanti, quindi figurati, troppi timpi da avevi che chiavi blancs. E avevi chiavi due neri senza biai lungs. Non è mai stato il mio. Una prova. Diciamo che è una cosa che mi si è catapultata addosso quando ero in quarta superiore, avevo 17 anni, e mi hanno chiesto di fare la mia prima cantata, io non ero tanto per la quale, ma non avevo niente da fare, allora ho accettato. E da lì è nato tutto, mi hanno notata, le prime foto, il primo lavoretto, la prima presentazione, la mia prima attività da balletta. La cosa è stata costituirsi una ragnatela, incarichi più o meno importanti, più o meno rilevanti, e poi adesso è diventata una specie di droga, è una cosa che mi piace molto fare, mi diverte quasi in ogni ambito, e per me ora fare questo dà una fonte di guadagno, perché ci sono mesi in cui riesco a lavorare anche ogni giorno, ci sono mesi magari in cui non ci sono molti lavori da fare. Il Friuli e il Veneto sono più o meno le zone adiacenti, anche all'estero, in Slovenia, io lavoro. Cioè, per me è un bellissimo incarico, una cosa che mi piace tanto fare, mi piace tanto sfilare, mi piace la moda, mi piace
Ecco, una volta erin des modelli stai in sottante, anche il primo stavante che erin dei mitz, insomma, di Cindy Crawford, dell'antintenante. Esistono anche mo queste personaggi, mi pare che un po' che si è perduto, cioè queste monte, queste special stars. Secondo me sì, si sono diverse, infatti io sono nata giusta con mia cugina, ho delle icone molto forti a cui mi ispiro, Brigitte Bardot, molte si ispirano a Marilyn Monroe, io personalmente no, ma sono sempre un'icona di quei tempi, eleganza, portamento, sanno fare tutto, Raffaella Carrà, Gemelle Kessler, ballare, stare sul palco, presentare, recitare, adesso non c'è più il personaggio femminile che fa tutto. Neanche quelli maschili. No, neanche quelli maschili. E il mio obiettivo, cioè il mio sogno sarebbe diventare un Babici Bartolo, una sorella Kessler. Però Mauro, ma di chi è Zara o le sorelle Kessler? Ecco, Zara e Mara, lo sai. Ho tre sorelle. Ah beh, allora insomma potevi fare le sorelle e le surse e Zara. Tu confermi tutto e dino che confermo sempre tutto io. Io confermo tutto. Vuoi parlare bene di me, basta. Io sono venderti adesso. Io sono con mio zio e porto volo di mio zio. Non ti porto più in giro. Allora, io ho richiappares su Hulk di Pui Serio con Giorgio. Giorgio è un artista che ha viaggiato il mondo, che ha conosciuto artisti importanti, Munari, ma non nome lui, Ami di Ottavo Missoni, quindi è il mondo che l'ha sviodato. È un nome di mondo. È un nome di mondo, come che si dice. Io al massimo di mondo. Allora, tu sei anche da Urta, il famoso ritratto dai Astis Furlan, che tu hai fatto. Ecco. Allora, c'è un usdito di arte furlane dal 900. Con dentro anche Valutinus. Seriamente? Sì. Dovrebbe essere finita intorno agli anni 40. Dopodiché sono della regione, c'è della mostra. Fine. Non ci sono più. Ah, c'è una cosa da dire però, che un tempo gli artisti giravano per i bar, cosa che non vedi più. Adesso, è vero. Questi, tra virgolette artisti. A proposito, tu se ti fermi. Loro al comodo calduccio e se ne sparano gli altri perché non sono più. Non sono degli artisti sociali, no? Nel vero senso della parola. Non dico popolari, sociali. Uno va in giro, gira, parla con le persone, si confronta, presenta 50 tais, ma non ha importanza perché questo aiuta la carburazione dei discorsi. No? Quindi Osteria TV, insomma. Osteria TV è veramente perfetta, guarda, per questa cosa. Perfetto. Ecco le note tecniche, il Nestri Pitorno, non è che lo vi licenziato, no. Allora da Urca al Befuntai, e il Nestri Luciano Linazzi, e il Nestri Pitor riciclatore. Ecco, e all'impare a Ponte di Giorgio Valentinozzi. Vinne Dario Snidero, a proposito che non si è accompagnato a Utis Periodo, sai che io ti farei su una domanda, pure sin partita anche con dei gruppi, tutto assieto, una strada dal personale. Tu sei appassionato al blues, ci mai Dario? Ma disinche sì, le mie strade acustiche in personale, le strade col gruppo sono due robe che vanno in denante, insomma, insieme. E tuttora esiste in tutte le dosi, insomma, chi tocca chi sono tocco fa quasi sempre da sole, sono un po' insomma così. Reclami magari qualche cantautore moderno, un po' blues, un po' country, folk, ma anche insomma i grunge dal passato. Mi sono appassionato al blues perché insomma vinta a sentire magari dai. Ma io ho uno dei Prince Groups, io i Prince due artisti che ho sentito tanto sono stati i Pink Floyd e Eric Clapton. E che dopo via per strada disegno non è che io abbandonassi, però insomma ho ascoltato, c'è che la venuto dopo e che la chiappata ispirazione anche di chi do in onsca, chi insomma. E quindi sì, le mie passioni più che altro le pal cantautorato con varie influenze, sai, per le canzoni, per le canzoni proprio. In Friuli, quasi si chiattai su alla girada o al circolo acustico, era su proprio un effarie incredibile, che nessuno avrebbe scoperto che fosse così tanto. Sì, in effetti è stata una roba
soprattutto i Oibe di Serra, le girate sono state importanti anche per me, perché insomma, mi hanno dato le possibilità di ascoltare tanti altri autori, giovani, anche se manco giovani se più esperti, quindi insomma anche il talk che ho fatto prima e il talk che farò dopo sono due talks di Sinasus ultimamente, anche grazie a che robe chi insomma, quindi è un bel compresso, un veramente importante insomma per crescere me e sicuramente anche dei. Ecco, io ho la ressa a fare una domanda a Porazzi, come è che Mauro al diceva... Magari interrompi un momento. Beh, non è buona idea, le musiche, tu hai ragione. Mi adegui, mi adegui. Non mi dite tabaiata, tra scrittori e artisti, che è tabaiata abbastanza profonda di essere. Ah, hai capito, è stata tor con te. No, non è stata tor con me. Ah, hai capito. No, ieri ha presentato il mio libro. Presentare un libro. Ha presentato il suo libro. Io ero in farmacia. Ah, in farmacia, tu vivi in farmacia. Dario Snidero. I fucked up everything, and I fucked up everything I did. Oh, yes, I did. And I fucked up everything I did. I'll always do. Don't tell me that I must give some sense to my own life. Don't tell me that I might be alone if I won't try. 'Cause I'm still tell I'm not, and I'm here to make amends. I'm still here to find the sense of time, of my own time. Don't tell me that I must give some sense to my own life. Don't tell me Dario Snidero! Bravo! Allora, il mio sondaggio diceva prima che il Friuli è un etiare che butta su tanti artisti, anche ovviamente te scritture, no? Perché che Pierre, ho sì un po' di scrittori che è in Friuli, però sai che tu fai parte di un gruppo anche al Arapuars Fur Region. E ce n'ho sdito delle iniziative come si fa anche qua, i Sarpi. Sugar Pulp, stai dicendo? Esatto. Sugar Pulp, sì. Beh, Sugar Pulp è un movimento che è nato a Padova appunto da due scrittori, Matteo Righetto e Matteo Strucul, che si occupa non solo di letteratura ma di tutte le forme d'arte popolari, quindi pulp, ma anche di genere, senza disdegnare appunto la letteratura di genere, che poi nella letteratura è sempre stata prestigiosa e poi è rimasta nella storia. Se pensiamo ai grandi, come ad esempio per fare un nome, Dumas, che faceva letteratura di genere, per dire. E Sugar Pulp si sta diffondendo nel territorio. Abbiamo fatto con Nicola Scherzo, un altro scrittore di Udine, alcune iniziative. Abbiamo fatto alcune iniziative nell'ambito di alcune presentazioni, serate, un'inaugurazione in collaborazione col Visionario, con anche proiezione di pellicole, di film, di un teaser di un romanzo di Matteo Strucul, e tra l'altro un film, e poi un film in anteprima, eccetera.
e adesso faremo altre cose, stiamo organizzando altre iniziative che spero potranno vedere la luce in autunno, credo. Quindi allora faremo un autunno giallo, può dire. Sì, sì, beh, anche l'estate, insomma. Anche l'estate, giallo. Benissimo. Giorgio, non tu mi hai rispondito alle domande? Anzi, Udin che non ho conosciuto. No, tu mi hai fatto un'altra domanda prima. Tu mi hai domandato che non hai fatto vite. È vero. Bene, non ho mai lavorato. Ecco, non volevi dire io, ma non lo sapevi. Però tu sei sempre impegnato, quindi tu fasi. Che non lei. Io ho già in un'altra intervista e mi viene domandato una cosa del genere e la spiegazione di lavoro, dato che ti hai presentato un libro sul lavoro. Sì, è vero. Allora io ti dico che il lavoro è tutta un'altra roba, perché che provoca un'incallosità dal survivente, tu capisci? La ripetizione dei stessi segni. Quindi sto facendo un'analisi scientifica, insomma. No, la ragione. Ragione, sì. E tanta venga l'host che l'ha portato i bevi. Vabbè, c'è quello di portare. Allora, la ripetizione continua di gesti, segni, movimenti, eccetera, eccetera, proprio con una callosità nel cervello, ti impedisce di pensare, addirittura. Lo stesso orario, la stessa scansione temporale, no? Della giornata vissuta in un certo modo, ti fa andare fuori completamente di senno, quindi, e ti fa pensare al tempo, che però il tempo non esiste in realtà. Esiste il tempo meccanico, ma non esiste il tempo mentale. E su questo potrei aprire una conferenza lunghissima che vi eviterò assolutamente. Su Spencer. Beh, chi ti ringrazi? Su Spencer, sul tempo. Capito? C'è la differenza tra il tempo meccanico e il tempo che vivi nella tua mente. Completamente diverso. Io posso anche non lavorare, nel mio senso, no? Non lavorare per 20 ore di seguito. Hai capito? Quando mi metto a fare un quadro, quando scrivo, quando faccio altre cose, il tempo non esiste, sei sempre nella stessa dimensione temporale. Però sai che mentre se tu dovessi lavorare, sarebbe un'altra cosa, saresti obbligato ad orari, a scansioni temporali diverse, eccetera, eccetera. E quindi ti farebbe un paio di coglioni grandi, si può dire, no? Sì. Sì. Non sai, al confermo. Addirittura le lui che ti tiene. Non si può dire coglioni, ma coglioni. Stress. Quaiano. O pari di toro. Quaiano, va bene, quaiano. Sì, sì. Diventa un quaiano. Ti ho fatto un'analisi chiave. Perché sono sobrio. Lo sai. Era ora. Perché sono uscito presto, hai capito? Io di solito esco alle 23:23 oppure alle 2:25. Partanti vi infatti evado. Sono dal canton, se io arrivo alle 2:31 non mi apre più, devo prendere il calcio da porta, qualche volta anche lui, e incazzarmi, hai capito? Allora io arrivo alle 2:25, lui mi apre, dice maestro, guarda l'ora, cazzo, puntuale che stanotte. E mi dà di bere. Unico maestro, non c'è mai nessuno qua. Sei il mio maestro. Grazie. Dopo passa la cassa. Perfetto, insomma. Misana, 3 minuti. E Zara vi sentire anche mo, Zara. C'è intenzione di fatta al futuro, insomma. Domanda è difficile. Lavorare? No. Ovviamente lavorare in Italia, nonostante le prove contrarie, dovrebbe essere una Repubblica Democratica fondata sul lavoro e basata sul lavoro. Di conseguenza la mia aspirazione in life è lavorare e vivere del lavoro. Ovviamente si aspira sempre a vivere del lavoro che si ha. E quindi è tutto ciò che mi auguro. Ci sono tantissimi impieghi che mi stimolano intellettualmente sotto tantissimi punti di vista. Si spera di portarne avanti uno e di farlo fruttare, potrebbe essere su tantissimi fronti. Mica come te che non posso dire lavorare. Anche a chi? Mi applico, Adesso vi spiego una cosa, come si fa ad applicarsi sul non lavorare, perché esatto. È veramente una cosa... No, ma tu sei esperto, un cattedratico. Un professore. Un chiadreare, sì, ecco, un cattedratico, bello. Del dolce fa niente, guarda che io non mi sono mai annoiato nella vita, neanche quando ho fatto un cacchio, giusto? Un cacchio si può dire? Sì. Oh, ve lo vi concentrato tutti in queste puntate, i prossimi sarebbero più serio.
Anche perché che non ho colleghi preti, dunque potete essere come voi. Tranquillamente. Ecco, tu confermi, tu Dino Piccini. Io confermo tutto quello che dice mio zio. Perfetto. Ecco. Mi fa salutare? Allora, prima di salutare, ti appingo un impegno a Pierre. Probabilmente il Tognus Libri Alvarà Luz, che sta. Quindi tornerà a Satiatanus, così lo illustrerà anche al Nestri Pubblico. Sì, volentieri. Allora, Dino Piccini, le Nestre Amie. Vi fa l'ultima a proposito, che un Giorgio Valentinuzzi di Corse. Però, di burrito. Allora mi avete chiesto qualcosa sulle mie notti. Allora, sì. Allora. Io ho letto su Facebook a 3D letto gnotti sabato di sera. Che è stato terribile. Prima è parlato fatto con due romans, dopo con un Taliban e dopo si sono a botti su un. Ma sei vecchio, così mica fa che sarò bisogno, si sta a chiesa e si pensa taglietto a una certa ore, no? A una certa terra. Ma non volevo dire che sì. Circa due anni fa ho preso due anni di tempo per scrivere un libro sulle mie notti. Beh, sta andando a finire come l'enciclopedia britannica friulana, naturalmente. Perché le mie notti continuano, hai capito? I racconti sono di... allora... Allora non tu lo finirai mai. No, circa. Però ho sei arrivato a 70esimi racconti. Ma non sono 70 notti, hai capito? Le mie. Cioè, io ho un amico che una volta mi ha fermato per strada e mi ha detto Giorgio, tu hai visto più alpe degli esquimesi, hai capito? Per cui questo libro sarà infinito. Ecco, sarà 70 conti, poi aggiornamenti continuos su internet, su Facebook. Allora, noi Tain, le nostre discussioni, Dino Piccini, l'artista che di sempre di sì, Zara, le modelle, Giorgio Valentinuzzi, Pierluigi Porazzi, scrittore di Noir, ecco, Sting Attacks. No di Quar. Ecco, no di Quar, Pazzicale di Tarcint. Dopo Mauro Tonino, scrittore, ma anche conduttore. Dario Snidaro, Omar Costantini, regista e capo. Mandi Dario Snidaro, ti lascia a te il compito di salutare. Snidaro, stacca la chitarra e dai, muoviti. Vai. Fasone me, sì, dai, fasone me. Una notturne che ti va anche dell'ultimo. Per te, bada, 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 bada